Intraiatura della terra. La dimensione del telaio 40 x 45 cm, con questa terra grezza lino, abbastanza pesante, ci vogliono questa spessore di telaio. Prima di tutto bisogna riconfermare due diagonali del telaio siano uguali, così telaio è ortogonale. Il dietro del telaio bisogna mettere un segno con matita, misura metà e un quarto. Così ogni lato bisogna mettere un segno. Questo permette di tirare tela in modo ortogonale. Telaio ci sono davanti e dietro. Davanti si capisce che è leggermente scavato e smussato per non far attaccare tela. Ci sono tanti tipi di tela: tela di lino sottile ma molto fitto, tela canapa, forse più forte assoluto, poi cotone, questo usa per sedie a zuraghi, poi questa tela rona, doppio ordito e una trama. Prima bisogna sapere quale parte ne trama, quale parte ordito, trama una parte rigido, ordito una parte elastico. Siccome tela sempre è storta, per tirare in modo ortogonale diritto, bisogna segnare su trama metà del tessuto. Anche qui, ordito, piegando in due, prende un filo di ordito, segnare con matita. Così con questo croce, se diventa ortogonale, tela diventa ortogonale. Questo segno del croce della tela fa coincidere i segni centrali del telaio, così diventa riferimento per tirare in modo ortogonale. Prima bisogna fissare parte trama, perché trama è filo rigido, quindi diventa riferimento. Prima bisogna fissare con sparapunti filo del trama, segno centrale del telaio. Poi bisogna tirare bene trama, sempre fissare su segno del telaio. Poi dopo ordito, ordito è filo elastico, quindi pochino, tira un pochino di più. Poi guardando riferimento croce, anche da un'altra parte bisogna tirare. È importante tirare tela in modo omogeneo, ma abbastanza forte. Poi con questi quattro punti già tela abbastanza tirata, croce diventa ortogonale. Dopodiché quattro angoli bisogna tirare come provvisorio. I punti provvisori dei quattro angoli bisogna tirare in modo omogeneo. Questo diventa un principio di qualsiasi forma e qualsiasi dimensione dei telai si può tirare in modo omogeneo. Gli angoli. Bisogna tirare primo angolo leggero, secondo, terzo, man mano forte. Poi ultimo angolo più forte del tutto. Con questo modo tela riesce a tirare in modo adeguato. Poi 4 più 4 punti, 8 punti. Tela già stende abbastanza bene. Dopodiché comincia a tirare parte un quarto. Bisogna fissare tela con graffetti dove c'è segno un quarto. Anche parte opposta uguale, bisogna tirare tele dove c'è segno di un quarto, guardando croce sia dritto. Tiratera si usa questo modo contrario per fissare dietro telai i puntini, utilizzando forza di leva, questo modo più comodo. Poi meglio fissare anche metà del metà del metà. Ogni lati,
così terra diventa tesa, diritta, omogenea. Gli angoli invece, prima togliere via graffetti provvisorio, poi tirare parte trama, poi fissare di nuovo graffetti, poi piegare tela, mettere interno specie di origami, poi tirare di nuovo ordito, poi fissare con graffetti di nuovo. Tutti gli altri angoli bisogna tirare stesso modo, stesso metodo di origami. Una volta capito questo sistema, si può tirare qualsiasi forma, qualsiasi dimensione con questo metodo. Non è tanto difficile. Provate.